trovati a Toscana a Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi aggiorna sulle attività del Consiglio regionale e delle commissioni regionali. In primo piano la reazione, le aspettative dei consiglieri regionali della Toscana relativamente all'insediamento del nuovo governo Draghi. Dopo il sì a larga maggioranza di Camera e Senato, il nuovo governo Draghi assume piene funzioni. L'insediamento del nuovo esecutivo è salutato con favore dalla maggioranza dei consiglieri regionali, ad eccezione del gruppo di Fratelli d'Italia. La sfida dell'emergenza sanitaria, con la campagna vaccinale che attende un'accelerazione e parallelamente le esigenze crescenti della crisi economica e sociale che emergono anche dal territorio toscano, richiedono efficacia e rapidità. Questo è un governo che deve affrontare essenzialmente due emergenze, quella relativa alla salute dei cittadini e quindi fare il più grande piano di vaccinazioni che sia mai stato necessario, e poi deve affrontare la crisi economica utilizzando al meglio i fondi del Recovery Fund e anche producendo quelle riforme che sono necessarie anche per utilizzare gli stessi fondi. Io penso alla pubblica amministrazione, procedure ordinarie, se dovranno essere seguite quelle, probabilmente sarà molto difficile poter utilizzare i fondi nei tempi previsti, che sono tempi molto ristretti. Per quanto ci riguarda, il PD ha detto parole chiare: deve essere un governo fortemente ancorato all'Europa, deve essere un governo che, se ci saranno delle riforme, devono essere, per quanto riguarda il fisco, ancorate alla progressività, che deve avere dei contenuti sociali. Quindi vedo molti convertiti in giro, ma sicuramente, se questi sono i contenuti, il PD non fa altro che essere coerente con quello che ha sempre proposto e ha sempre sostenuto. Se altri hanno cambiato idea e vengono a sostenere il governo Draghi, noi ne prendiamo atto. Io credo che questo sia quello che ci chiedono i cittadini, che ci chiede soprattutto le imprese, i lavoratori, tutti coloro che ogni giorno ci chiamano e ci chiedono di risolvere i problemi. Ovviamente è una maggioranza che è molto larga, sarà molto larga, ma che deve lasciare spazio ovviamente ad alcuni dei nostri temi. Questo è quanto Matteo ha richiesto, e credo che in questo caso proprio Salvini ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo per il bene dell'Italia e degli italiani, cercando ovviamente di andare a governare proprio per portare soluzioni ai problemi. Perché dire di no a prescindere era sbagliato. Siamo la prima forza politica in Italia, abbiamo una grossa responsabilità sulle persone che ci chiedono aiuto, e l'unica maniera per risolvere a tanti e per rispondere a tante domande è proprio quella di andare al governo e cercare di fare la nostra parte. Penso quindi che, con le giuste proporzioni e portando avanti le nostre idee, che sono quelle ormai conosciute, che diciamo da anni, sia importante, in un momento di crisi, sia economica, sociale e sanitaria, dare un contributo. C'è bisogno di spendere bene le risorse del Recovery Plan, c'è bisogno di dare una risposta finanziaria a un paese che ha fatto 140 miliardi di debito, c'è bisogno di completare un'operazione di vaccinazione, di uscita dalla pandemia, c'è bisogno di fare cose importanti per questo paese. Quindi Draghi è evidente che è la persona giusta, che arriva nel momento opportuno, che consente all'Italia di trovare un livello di unità importante, e credo che, insomma, su questa operazione Italia Viva abbia giocato un ruolo da protagonista, e credo che ciascuno di noi è contento dell'assunzione della responsabilità che ci siamo assunti, che però oggi non vogliamo rivendicare ma vogliamo condividere con tutte le forze politiche. In questo momento credo che l'interesse del Paese debba venire prima di tutto, e l'unico modo per farlo è mettendo come priorità quelle che sono le tematiche in questo momento che devono essere affrontate con maggiore urgenza: la sanità, il lavoro e l'economia, e la scuola ci metto anche, che è un altro aspetto che non deve essere trascurato. Il Movimento 5 Stelle, da questo punto di vista, rassicura che non saranno fatti sconti per quanto riguarda questi argomenti e le priorità da sostenere, e significa quello che abbiamo fatto in questi anni: il reddito di cittadinanza, che ha fatto sì che non crescesse la povertà in questi anni e nell'ultimo anno soprattutto, il super bonus
del 110% con cui stiamo rilanciando l'edilizia, tutte le attività che abbiamo fatto per l'ambiente, il salvamare, molte altre leggi, compresa la spazzacorrotti, che devono essere preservate nell'interesse del Paese, perché serviranno a riprendere la vita che avevamo prima. Bastava far scegliere gli italiani. Abbiamo sempre sostenuto che la prima cosa fondamentale era dare a questo Paese un governo scelto dagli italiani. Il Presidente Mattarella ha fatto una scelta diversa, con grande senso di responsabilità il Presidente Berlusconi con tutta è riuscito a convincere buona parte della nostra coalizione e anche Matteo Salvini a sostenere questo nuovo governo. Abbiamo detto fin dall'inizio che le esigenze del Paese erano diverse rispetto alle esigenze del Palazzo. C'era da affrontare una crisi sanitaria e l'hanno fatto con grande difficoltà, c'era da fronteggiare e da dare una mano alle imprese per una crisi economica e non l'hanno assolutamente fatto. Oggi speriamo che cominci una fase nuova, una fase dove si diano delle risposte serie ai problemi di questo Paese. Non credo che il centrodestra a livello locale risenta troppo delle dinamiche nazionali. Purtroppo, ci siamo già passati, perché Fratelli d'Italia è l'unica forza monogama di questa coalizione, quindi siamo già passati attraverso i flirt tra la Lega e il Movimento 5 Stelle nel primo governo Conte, i flirt tra Forza Italia e il centrosinistra nei governi ancora precedenti, eppure il centrodestra in sede locale ha retto, quindi anzi nei prossimi giorni ci saranno anche nei prossimi mesi elezioni importanti in tanti comuni, qualcuno anche in Toscana, e il centrodestra sarà unito come unita è l'azione di opposizione in Consiglio regionale con Forza Italia e la Lega. Il bilancio di 5 anni di attività della Commissione regionale per le pari opportunità che è arrivata a scadenza di mandato. 5 anni di intensa attività per rompere schemi consolidati e promuovere processi culturali, formativi e informativi per sviluppare un'autentica parità di genere. E questa è la sintesi della Commissione regionale per le pari opportunità, giunta a scadenza di mandato. La Presidente uscente, Rosanna Pugnalini, ha illustrato in aula il sunto delle questioni affrontate in 85 sedute di Commissione, 88 dell'Ufficio di Presidenza, circa 200 iniziative pubbliche e tanti patrocini concessi per sostenere la crescita culturale e sviluppare le pari opportunità in tutti i settori. Non abbiamo ad esempio sopra i comuni con 50.000 abitanti, non ci sono sindache. Noi in questi 5 anni abbiamo lavorato fortemente su questo per promuovere proprio una partecipazione attiva anche delle donne, perché insomma abbiamo tante donne competenti nella nostra regione, in modo che possano andare a ricoprire ruoli istituzionali o apicali nei vari settori della società. L'abbiamo visto chiaramente anche in questo ultimo anno dell'emergenza sanitaria, fin dai primissimi mesi, quando l'allora Presidente Conte ha costituito le task force, in queste le donne erano praticamente assenti. E la motivazione che è venuta per questa assenza è le donne non ricoprono ruoli apicali. Quindi, come dire, è venuta fuori per davvero una cosa che tutti noi sapevamo, ma che spesso ci veniva contestata. Perché quando magari andavamo a fare delle iniziative, quando cercavamo di promuovere la presenza femminile anche nei ruoli apicali, ci veniva detta: ma sì, ma negli ultimi anni c'è stato un avanzamento importante nelle carriere anche femminili, e io rispondevo: è vero, ma ancora le distanze sono abissali e quindi queste distanze vanno superate. È chiaro che il lavoro da fare è veramente tanto. Io quando sono stata nominata la volta scorsa, 5 anni fa ormai, Presidente della Commissione Pari Opportunità, ho, come dire, fatto un auspicio, ho detto: io mi auguro di essere l'ultima Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, nella speranza che a scadenza non ci sia più bisogno di una commissione, perché queste tematiche magari sono risolte. Purtroppo dopo 5 anni, nonostante il grande lavoro e anche qualche risultato portato, io in consiglio poco fa ho provato insomma a elencare molto sinteticamente qualche risultato, devo dire purtroppo che invece c'è ancora bisogno degli organismi di parità, c'è bisogno delle commissioni pari opportunità. Io casomai aggiungerei che sarebbe bene che questi organismi non fossero composti solo da donne, ma da uomini e donne, perché questo è un tema che riguarda tutti, riguarda gli uomini e riguarda le donne. Quindi se non ci diamo una mano e se non affrontiamo questi temi insieme, è difficile che se ne possa uscire. Io dico sempre che si possono fare le migliori leggi al mondo per le pari opportunità, ma se non sono supportate da una base culturale che deve venire già da ragazzi, e sono destinate tutte a cadere nel vuoto.
Le pari opportunità significa oggi, anzi significa soprattutto rimuovere tutti gli ostacoli che non permettono alle persone di esprimersi nella loro totalità all'interno della società. E si parla non soltanto di donne, ma si parla anche di discriminazioni che avvengono per la religione, per l'orientamento sessuale, per l'età, per molte altre cose. La nostra società è piena di discriminazioni e quella delle donne è quella che più emerge. Allora c'è soltanto un modo per riuscire ad affrancarci. Significa fare un lavoro culturale innanzitutto, che passa anche dalle leggi, ma passa soprattutto dal finanziamento delle iniziative che vanno incontro alle pari opportunità. Cercare di far uscire le donne dalla condizione di dover restare in famiglia quando nella famiglia hanno una persona violenta, e questo accade per ragioni economiche. Dare loro lavoro, dare loro indipendenza e far sì che sfondino quel tetto di cristallo. Vi do un dato per tutti, per farvi capire come anche in Regione Toscana di pari opportunità si parla, ma siamo ancora indietro. Nel secondo semestre del 2020 sono state fatte 27 nomine, solo 3 persone su 27 erano donne, il 27,27%. Questo è un dato che deve far capire come in Toscana non saremo all'anno zero, ma non siamo certamente ai livelli che può raggiungere una Svezia, ad esempio. Dobbiamo continuare a provarci. In tutte le sedi, in tutte le istituzioni, a tutti i livelli. Noi dobbiamo essere vicino a tutte le fasce deboli, che possono essere le donne davanti alla fisicità di un uomo che per conformazione naturale è più forte, ma anche tutte quelle persone che vivono nella debolezza della loro persona. Questo diventa fondamentale e credo che ci sia ancora tanto, tanto da costruire. Vediamo che purtroppo i problemi non sono ancora risolti, ma è nostro dovere provarci e cercare di entrare nel merito, cercare di capire se ci sono soluzioni, cercare anche di spronare le donne alla denuncia e di mettere in pratica anche proprio delle soluzioni per aiutarle in un processo che non è solo fisico, ma spesso è anche psicologico. Le misure e le proposte della Regione Toscana, ma anche della Commissione Cultura, a sostegno di un settore messo in ginocchio dalla pandemia. Aiutare il mondo della cultura con i suoi artisti, i suoi operatori, chi sale sul palco e chi lavora dietro le quinte. E questo è l'obiettivo della proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che stanzia 1 milione di euro per i lavoratori autonomi dello spettacolo particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia. Un sostegno una tantum a fronte di iniziative di valorizzazione dell'identità culturale regionale. Inoltre, dalla Presidente della Commissione competente in materia, Cristina Giachi, arriva anche la proposta di defiscalizzare i biglietti di musei, cinema e teatri. Sì, con la mozione 80 che ho depositato e che verrà discussa nelle prossime sedute del Consiglio, ho proposto di rendere detraibili fiscalmente i consumi culturali, le spese per i biglietti del cinema, per il teatro, per i musei, perché questo fornirebbe un aiuto strutturale a un comparto e darebbe anche un messaggio di considerare essenziale. Io ho parlato di una specie di medicina per l'anima, no? Così come i farmaci sono detraibili perché sono spese necessarie per vivere, anche i consumi culturali sono in un certo senso necessari per vivere bene, per affrontare anche i momenti drammatici come questi. Renderli detraibili è un modo per aiutare il settore, aiutare il comparto e anche per mandare un messaggio alla cittadinanza. Con questo provvedimento, abbiamo associato anche la proposta di favorire le riaperture dei musei anche durante il fine settimana. Perché ci sembra che possano essere sicuri come un grande magazzino, non si capisce perché si possa andare alla Rinascente di sabato e di domenica e non si possa andare a vedere un bel museo quando le condizioni di sicurezza possono essere garantite allo stesso modo. E allo stesso tempo di prevedere, anche ascoltando la protesta e il grido di dolore che viene dagli operatori, immaginare che nelle zone dove c'è meno pressione del contagio e della pandemia si possa cominciare a pensare alla riapertura dei teatri e dei cinema, è un'offerta culturale che consente ai cittadini di passare qualche ora senza assembrarsi necessariamente per strada. Nel frattempo la Commissione Cultura ha espresso all'unanimità parere favorevole sulle proposte di legge relative agli interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani. Stesso esito per gli interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della regione. Ed è tutto da Toscana Parlamento, l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.